Il nostro pagellone social va avanti. Dopo Sonny D'Angelo è la volta di Davide Mazzocco. Il centrocampista veneto, al pari di D'Angelo, è giunto in Irpina nella sessione invernale di mercato dal Cittadella. Dopo un periodo di ambientamento, aveva iniziato bene, ha anche segnato un gran gol al Crotone, poi le sue prestazioni sono andate calando. Forse dopo un periodo di inattività, pagato dall'affaticamento, anche perché costretto talvolta agli straordinari in un reparto afflitto da infortuni e defezioni. In stagione, Mazzocco ha collezionato 13 presenze per un totale di 642 minuti giocati, una rete appunto segnata contro la formazione calabrese e poi un assist in occasione del gol di Marconi nella sfida vinta in casa per 3-2 contro il Foggia. Attraverso il nostro pagellone tra Instagram e Facebook, Mazzocco raggiunge una valutazione pari al 5,5. Non mancano i 6, soprattutto per la grinta messa in campo dall'ex Cittadella. È chiaro che la permanenza in Irpinia appare scontata, soprattutto visto che al pari di D'Angelo il classe 95 è giunto in Irpinia nel mercato invernale. Dopo l'ex Pordenone Padova è la volta di Antonio Matera, centrocampista alla sua seconda stagione con la maglia dell'Avellino.